L'autostima è uno dei temi fondamentali della vita di ogni essere umano. L'autostima è assolutamente basilare per avere relazioni sane, per riuscire bene nel proprio lavoro, per raggiungere i propri obiettivi, per stare bene con se stessi e con gli altri. Ma questo tutto sommato lo sappiamo, c'è scritto in tutti i libri, anche nei miei libri lo scrivo. Ma veramente che cos'è l'autostima? Perché qui è il punto, che cos'è l'autostima e come, come dire, comprendere che cos'è e che cosa non è e come, raggiungere una buona autostima, perché purtroppo sull'autostima c'è tantissima confusione. E, io credo che buona parte di questa confusione sia dovuta anche alla parola stessa autostima, ovvero la stima, di sé. Ok? E che cosa stimiamo? Stimiamo per esempio, non so, un bene, vogliamo vendere una casa e chiamiamo un esperto che possa stimare il valore di quel bene, di quella casa. O non so, vogliamo vendere una macchina, portiamo la macchina da un esperto che usi dei parametri, che conosca i parametri per stimare il valore di quell'oggetto. La stessa cosa per un mobile antico, un gioiello, eccetera, eccetera. Ma chi può stimare il valore di un essere umano? Qual è quell'esperto che può stimare quanto valiamo come esseri umani? Ovviamente nessuno. E allora, se non esiste, se non c'è un esperto che può stimare il nostro valore, perlomeno quali sono i parametri che possiamo utilizzare per stimare il nostro valore? Quali sono i parametri che la maggior parte delle persone utilizza per stimare il proprio valore? Io ho notato in questi tanti anni, sono oltre 20 anni che tengo corsi per aiutare le persone a vivere meglio con se stessi e con gli altri, non solo in Italia ma in diverse parti del mondo, in realtà come vedete vivo in Asia e quindi lavoro principalmente anche qua, ho notato che questi criteri dipendono da varie cose. Questi criteri che utilizziamo per stimare il nostro valore dipendono per esempio dal fatto che siamo magari uomini o donne, dipendono dalla nostra età, dipendono anche dalla nostra cultura. Quindi in alcune culture i valori, i criteri che si utilizzano per stimare quanto valiamo sono ad esempio il denaro, quanto guadagniamo, oppure la nostra posizione sociale o la nostra posizione lavorativa. Quindi guadagniamo tanto, abbiamo una buona posizione lavorativa, magari anche nella gerarchia aziendale siamo abbastanza in alto e quindi questo mi dà valore e la mia autostima cresce. In altri, per esempio, in altre età, in altre culture, si usa l'aspetto fisico. Questo forse è anche abbastanza tipico, purtroppo, di noi donne. Abbiamo tanti condizionamenti in questo senso, ne parlo di più nel mio libro Il potere del pensiero femminile. Comunque, noi donne, da anni, storicamente, siamo state condizionate a misurare il nostro valore, la nostra autostima dal nostro aspetto fisico. E anche qui ci sono culture per cui essere magre e quasi anoressiche dà grande, come dire, valore a una donna, quindi una donna è più bella e quindi si ama di più e ha più valore se è magra. Se andate per esempio nei paesi arabi assolutamente il contrario. Quindi ci sono diversi criteri a seconda delle culture. E poi ci sono dei criteri che noi possiamo scegliere su cui basare la nostra autostima, per esempio il nostro numero di amici su Facebook, la nostra rate di approvazione sociale, quello che ci dicono gli altri. Peccato però che tutti questi criteri sono criteri impermanenti, ovvero che vanno e che vengono. Un momento possiamo avere tanti amici su Facebook, un momento possiamo vederci e sentirci belle, un momento possiamo anche riuscire ad avere degli ottimi risultati sul lavoro e magari l'anno dopo, il mese dopo, il momento dopo no. Cosa succede allora alla nostra autostima? Rischiamo che la nostra autostima sia come una sorta di ottovolante, momenti di picco e momenti di calo terribile, dove la nostra autostima improvvisamente se ne va. E oltretutto non tutti questi criteri sono, come dire, nella nostra zona di potere, ovvero possiamo influire o influenzare su questi criteri, perché per esempio può succedere che per quanto uno sia bravo sul lavoro, poi magari la sua azienda chiude e perde il lavoro. E allora cosa succede all'autostima di quella persona? O magari semplicemente la nostra autostima è molto basata sul nostro aspetto fisico, andando avanti con gli anni, purtroppo il nostro aspetto fisico in qualche modo un po' cambia. E che cosa succede alla nostra autostima allora?
Quindi capiamo bene come basare la propria autostima su questi aspetti impermanenti, esterni, variabili e su cui abbiamo poco o addirittura nessun controllo, è assolutamente controproducente. Non solo, è la base per una vita infelice. Quindi come fare allora? Abbiamo bisogno di riportare, come dire, dentro di noi la base della nostra autostima, ovvero di comprendere che cos'è veramente l'autostima, perché l'autostima veramente è amore profondo per noi stessi, profonda accettazione, profondo amore per chi siamo veramente, non tanto per quello che facciamo può essere fallibile, ovvero possiamo fare errori, in realtà chi non ha mai fatto errori? Tutti facciamo errori, non solo li abbiamo fatti ma ne continuiamo a fare, perché è anche l'unica maniera che abbiamo per imparare. Quindi l'autostima, dicevo, va assolutamente slegata dal nostro fare, ma è una qualità dell'essere, è avere un profondo rispetto per chi siamo veramente, se volete onorare il mistero di chi siamo veramente e allo stesso tempo separare il fare dall'essere. Quando andiamo nel campo dell'essere, di quello che facciamo, dei nostri risultati nel mondo esterno, allora parliamo di autoefficacia. Quindi abbiamo bisogno di fare una distinzione netta tra autostima e autoefficacia. Autostima è l'amore profondo per sé che nulla, niente ci può togliere, e autoefficacia invece è la misura di quanto siamo efficaci nel fare o nel non fare qualcosa. Possiamo essere efficaci nel nostro lavoro, magari un giorno di più, un giorno di meno. Possiamo essere efficaci come genitori, come partner, magari in un momento più efficace, in un momento meno efficace. Possiamo fare errori, certo, possiamo anche imparare dai nostri errori. E quindi, mentre l'autostima è una linea che è bene che sia sempre alta e stabile, l'autoefficacia può essere sì un autovolante in cui in certi momenti siamo più efficaci per certi aspetti e in certi ambiti siamo più efficaci, in altri meno. Quindi questa è la base del tema dell'autostima. Una volta compreso questo veramente e messo in atto questo, le nostre relazioni cambiano, perché non abbiamo più bisogno dell'approvazione degli altri, non abbiamo più bisogno di dimostrare nulla a nessuno, non abbiamo più bisogno di difendere la nostra posizione, di nascondere i nostri errori, perché anche se sbagliamo non siamo noi sbagliati, anche se falliamo, magari in un nostro progetto ci succede di fallire, non siamo noi un fallimento, l'amore per noi rimane sempre. Quindi questo ovviamente nel mio libro, questo è tratto dal mio libro Tutta un'altra vita, e nei miei corsi di Tutta un'altra vita questi argomenti vengono ovviamente sviluppati, sviscerati in maniera più approfondita, e ci sono appunto anche tanti esercizi per portare dalla comprensione mentale, quindi se volete dalla mente ai muscoli, questo concetto, perché veramente è un concetto rivoluzionario che fa la differenza nella qualità della nostra vita, nella qualità delle nostre relazioni, nella qualità del nostro lavoro, e ci porta più successo in ogni ambito della nostra vita. Siccome siamo tutti condizionati e abituati a confondere questi due concetti, l'autostima e l'autoefficacia, abbiamo bisogno di allenarci per riseparare, per avere sempre più chiarezza nella nostra vita, nel nostro dialogo interiore, in modo da smettere di confonderli e mantenere la chiarezza rispetto a questi due elementi che vanno mantenuti separati. Quindi un esercizio che puoi fare è un esercizio per la consapevolezza, e funziona così. Nella tua giornata, ogni volta che ti senti un po' giù, un po' triste, senti che ti stai criticando, senti che ti stai giudicando, fermati un secondo, prendi due respiri profondi, e il respiro serve proprio a portarti in metastato, a fare un passo indietro, a osservare, ad accedere, ad attivare l'osservatore interiore. E quindi, dopo aver fatto due respiri profondi, chiediti: che cosa sto provando? Mi sto giudicando? E se sì, sto confondendo autostima e autoefficacia? In che modo? Quindi queste sono delle domande di autocoaching che ti puoi fare in ogni momento durante la giornata, e veramente bastano pochi secondi, quindi non hai bisogno di
dedicarci delle ore tutti i giorni in una vita che immagino sarà molto impegnato, semplicemente con queste poche domande di auto-coaching puoi immediatamente togliere la confusione tra autostima e autoefficacia e ritrovare l'equilibrio. Fammi sapere com'è andato questo esercizio.